Contrammiraglio Francesco Chionna, siamo qua in sezione velica La Spezia, l'occasione per presentare un corso, il primo corso diciamo della Lega Navale Italiana, dedicato non alla vela ma alla subacquea. E chi non la conosce vuol presentarsi perché... Va bene, sono un ufficiale marina in congedo. Vengo dai reparti speciali della Marina, dagli incursori, e faccio il subacqueo per passione e l'ho fatto per tutta la carriera, anche per lavoro. Sono istruttore subacqueo. L'idea della Lega Navale di creare questa sezione sub attraverso un corso per i soci mi sembra veramente eccellente. Speriamo che vada in porto. Io credo proprio di sì, anche perché un istruttore così, credo che io ho fatto dei corsi ma non mi sono mai trovato davanti a un contrammiraglio con la sua esperienza, perché ricordiamo ancora Consubin, i reparti speciali della Marina Militare Italiana sono l'eccellenza diciamo in questo settore. Ma chi può partecipare a questi corsi? Guardi, tutti possono fare un corso subacquei, non c'è veramente nessuna distinzione né di genere assolutamente, nemmeno di età, e basta essere in una discreta salute e forma fisica. Certificato medico? Certificato medico che non è diverso da quello che serve per anche partecipare a un torneo di calcetto, e la voglia di farlo. Bene, altre cose che servono? Niente, la voglia di farlo, la passione per il mare e la passione. Io ho letto la lettera che il presidente della Lega Navale ha scritto ai soci, e giustamente ha scritto con finalità aggregative. La subacquea è una disciplina che unisce le persone, fa vivere esperienze, fa vivere avventure, è uno sport sicuramente. Ma essenzialmente unisce le persone, crea gruppo, fa squadra. Bene, quindi un costume, una calottina, perché si tratta di un corso in piscina se non vado errato. No, è un corso assolutamente per conseguire un brevetto di livello internazionale, assolutamente riconosciuto, anche certificato ISO. Quindi cominceremo con una serie di attività in piscina che sono propedeutiche, però poi andare in mare a godersi in completa tranquillità e sicurezza. Essenzialmente la finalità principale del corso è questa, i fondali marini del Golfo di Spezia e poi chissà se facciamo gruppo anche fuori. Bene, durata del corso? Io credo che potremmo essere pronti per l'estate con un brevetto in mano per andarci a godere l'estate sott'acqua da qualche parte. Benissimo, poi tutte le informazioni le troverete sia su Acqua di Mare che sul sito della Lega Navale, per cui adesso andiamo a goderci questa conferenza di presentazione del corso, la ringraziamo. Grazie e a voi. Ci vedremo anche in piscina, credo. Beh, lo spero, grazie a voi.